penso di bassa qualità e brutti da vedere e non professionali, e poi sono tu in croce. Quindi non mi sembrava il caso, ho pensato magari di farlo un'altra volta facendomeli prestare, almeno più carini da vedere per farci qualcheduno in più, ecco. Comunque, bando alle ciance. Cominciamo subito. Se sono già sporco qua è perché
spesso cose creative di questo tipo. Sono solo questa linea qua che ho creato. Ok, direi che ci siamo. Sicuramente sono diversi, ragazzi, voi mi dovete perdonare e dovete capire il mio disagio nel fare questa cosa. Anche perché vi giuro, allora farlo da solo davanti allo specchio è una cosa, farlo qua davanti a voi è un'altra. Comunque andiamo avanti perché ci sto già mettendo troppo con questo pennello. Vado a mettere il blush invece in tutta questa zona qua. Non so per quale motivo, ma ho sempre preso ispirazione da quelli di TikTok. Comunque, vi volevo dire di questo, sicuramente non è il pennello adatto per fare questa cosa, ma io ho solo questo qui. E quindi uso questo qua, sfumando un po' così a caso. Sono abbastanza rosa e questo è l'effetto esattamente che volevo con questo qua. C'è ancora il braccio sopra. Che è bianco, lo avevo comprato per Halloween da usare insieme a
Queste tre qua, vado a dargli un tocco di azzurro, perché comunque non lo so, c'è l'azzurro nel cielo, quindi mi sembra opportuno tipo dare un non so che di azzurro a queste nuvole, che poi è molto leggero, quasi non si vede, però penso che sia
Questa luce, cioè questo colore, secondo me sotto le nuvole gli dà un effetto più 3D, ecco. Questo esame.